Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati a casa di Mari. Oggi siamo qua per fare un Christmas haul. Ecco qua la bustona fra Conforama e tanti altri negozi. Vi faccio vedere quello che ho acquistato in anticipo per il Natale. Attenzione, prima di iniziare questo video, non dimenticate di iscrivervi al canale, di lasciarmi un like per sostenere questo canale e lasciarmi i commenti come al solito qua sotto. Giù nel box informazioni trovate il link al mio Amazon Shop dove troverete tantissime idee per la casa e non solo, quindi vi aspetto anche lì. Cominciamo! Prendiamo questa busta, vi informo innanzitutto che ho acquistato tutto prima del nuovo DPCM, quindi insomma ero in sicurezza, potevo andare fuori dal mio comune, quindi ho fatto un po' di acquisti. Conforama si trova a Catania, almeno la sede di Catania si trova al centro commerciale Etnapolis. Ed è un negozio che mi piace tantissimo perché oltre ad avere mobili per ovviamente per mobili per la casa, perché cosa se no, ha anche tantissimi complementi d'arredo che io adoro. E quindi già vi avevo fatto vedere un video scorso, andatevelo a vedere, mi raccomando, dove io ho preso delle cose per la casa, ma ci sono ritornata perché ho visto delle cose nuove, quindi ho voluto prendere delle cosine. Vi faccio vedere. Allora, io, se voi mi seguite su Instagram, avrete già visto la fotografia del reparto iniziale di Natale. E come potevo non comprare questi piccini? Questi due piccini che sono morbidosi e pucciosi, sono due scoiattolini con questo colore chubby chic che sono fantastici e stanno benissimo nella mia stanza da letto. Io parlo così con i miei cani e quindi anche loro sono gingilli e carini e perciò io parlo così anche a loro. Me li sono messi nella stanza da letto. Se voi mi seguite su Instagram vedrete anche dove li ho messi. Quindi mi raccomando, a casa di Mari, YT, a casa di Mari, YouTube. Guardate che carino, questo nasino, quanto sei carino! Ok, va bene, basta, fermatemi. Poso questi scoiattolini e vi faccio vedere. Ragazzi, sono bellissimi, bellissimi, marroncino e bianco. Ah, fantastici. Poi, andiamo avanti. Devo andare in basso perché da Conforama ho anche preso. Ho preso questo pentolino, questa padella della Tognana, che ha anche compreso il salva padella, diciamo, questa specie di salva padella in feltro. Questa qua è una padella da 20 cm. Spero di avere il prezzo nello scontrino e vi scriverò tutto qua sotto. Gli scoiattolini sono costati 15 euro quello grande, 7 euro più o meno quello più piccolo. Questo qua praticamente è diciamo alluminio forgiato ad alto spessore ed è una pentola in pietra, diciamo che è rivestita con un rivestimento in pietra. Io già avevo acquistato un'altra pentola della Tognana. Solitamente prendo le Tognana perché sono veramente ottime. E questa qua è una versione più piccola che a me serve per fare le mie cose perché solitamente, insomma, burger, hamburger e cose varie le faccio ai bambini e a mio marito, mentre io le mie cose vegetariane me le preparo a parte. E quindi anziché usare una pentola grande, ho preferito acquistare quella piccolina. Continuiamo e vi faccio vedere una cosa meravigliosa che ho preso. Adesso mi avvicino, mi viene un nasone di quelli incredibili. Ragazzi, questa è la mia tovaglia di quest'anno di Natale. È bellissima, si chiama Natalina. Questa è una 6 posti. 140x180 cm. C'erano due versioni, come vedete qua nel disegno, sia questa in rosso intenso che questa qua con il fondo bianco. E a me è piaciuta tantissimo questa col fondo bianco. Questo c'è uno scontrino qua dietro, ma non credo che sia. Questo è il totale. Ed ha anche questi riporti in oro, come vedete, è bellissima. Niente, ragazzi, non vedo l'ora che arriva il periodo di Natale per poterla mettere. Sappiate che questa è la fantasia che voglio utilizzare quest'anno per decorare la cucina.
a tema Natale, quindi sto comprando delle altre cosine che vedrete sempre in questo haul. E per quanto riguarda Conforama, credo di aver terminato. Passiamo invece adesso a Leroy Merlin. Da Leroy Merlin ultimamente sto acquistando un po' di cosine perché mi sto dando al fai da te finalmente con il legno e lo volevo fare da tantissimo tempo. L'ultima volta che ci sono stata ho trovato questo. Ditemi voi come potevo resistere io a questa renna con questo nocciolo patatoso e gli occhi storti così. Io adoro le renne, voi non lo sapete forse perché forse non ve ne ho mai parlato, ma per quanto mi riguarda, la renna è l'animale che mi piace di più in assoluto durante il Natale. E quindi le mie decorazioni saranno a tema renne e questa tipologia di tovaglia, diciamo, di fantasia natalizia. Quindi questo qua è una vetrofania, si può mettere nel vetro, ma io ho avuto un'altra idea. Vediamo se riesco a realizzarla oppure la metto dietro il vetro. Devo vedere se è una cosa fattibile oppure no. Passiamo invece adesso al Tiger. Allora, da Tiger ho preso questo mini, come si chiama questo coso qua? Mini rotola biscotti. Madonna, ragazzi, ma perché non mi viene a me, non mi vengono le parole? Con il tagliabiscotti, diciamo, con le formine per i biscotti. Perché ho preso queste? Queste mi sono costate 3 euro. Perché mi serviva questo qua per fare sempre delle decorazioni a tema natalizio per il mio angolo caffè. Molto presto vedrete quindi la decorazione dell'angolo caffè a tema, non so se è proprio a tema Natale o a tema biscotti, cioccolata calda. Ancora me la devo pensare perché a me piace cambiare tantissimo la decorazione dell'angolo caffè, è una parte della casa che io cambio molto spesso e mi piace tantissimo, quindi mi raccomando, seguitemi anche su questo perché mi piace e mi piace anche condividere con voi le mie idee perché so che vi piace ispirarvi anche a questa cosa. Quindi spero di potervi essere utile come sempre, se no che li farei a fare questi video se non per aiutare, per il piacere di farmi vedere, sinceramente no, lo faccio sinceramente per essere utile. Un'altra cosa bellissima che ho preso da Tiger è questo Christmas Bullet Planner, che è secondo me una cosa che dovreste comprare tutti. Se non la volete comprare, la potete anche fare dentro un vostro bullet planner, ve lo personalizzate come volete, ma questo qua è costato pochissimo, se non mi sbaglio sulle 2 euro, e l'ho preso. È tutto rosso, come vedete, con il cuoricino dorato al centro ed è suddiviso in tante micro parti. Qua ce ne sono scritte 4, ma qua ce ne sono tante altre che potete anche personalizzare come volete. Qua c'è la wish list, quindi la lista dei regali che voi vorreste regalato, vo vorreste regalati, vorreste aver regalato, insomma, che volete ricevere. Oppure accanto c'è la gift ideas, quindi le idee regalo per poter comprare i regali ai vostri cari. La lista shopping, tutto quello che vi può servire per il Natale, quindi dalle palle di Natale alle tutte le idee che voi avete in mente, scrivetele lì e potete anche scrivere il prezzo di modo che voi vi rendete conto di quanto avete speso o di quanto dovete spendere. O magari di quanto è meglio non spendere, perché molte volte quando ci vediamo davanti tutta una lista di cose e il prezzo è il totale di quello che vorremmo comprare, magari cominciamo a depennare qualcosa per cercare di risparmiare, che in questo momento penso che sia molto importante. C'è un altro reparto che si chiama Cooking, che è bellissimo perché questo qua vi dà la possibilità, come al solito sono idee, poi ognuno può fare ciò che vuole, ovviamente, perché il bullet planner è completamente personalizzabile, però questa è un reparto molto carino dove potrete scrivere le vostre ricette di Natale, le vostre idee, quello che volete preparare per Natale o quello che avete visto in giro. Potete anche scrivere, che vi posso dire, biscotti e pan di zenzero, e scrivete il nome del canale YouTube dove li avete visti, per esempio. Ecco, questa sarebbe una cosa molto carina. Scrivete
Cacciate siciliane, scrivete canale YouTube di A Casa di Mari, perché Mari ha fatto la ricetta delle scacciate siciliane, quindi non ve le perdete, ve le scrivo giù nel box informazioni, e così via dicendo. Qua potete anche personalizzare ovviamente il vostro wallet planner, il vostro Christmas wallet planner con tutto quello che volete. Potete fare una lista di playlist, una playlist musicale, una lista di film da guardare per Natale, perché no? Ragazzi, ne abbiamo di tutti i colori, abbiamo scatenate la vostra fantasia, perché il wallet planner è proprio questo, creatività, fantasia e soprattutto organizzazione, di modo che non rimaniamo confusi fino all'ultimo momento. Io sto imparando a organizzarmi e devo dire che da quando ho capito l'utilità sono veramente molto felice. 10 minuti questo video. Allora, andiamo avanti. Sempre da Tiger ho trovato queste decorazioni in legno che sono molto carine, sono piccole, piccole, piccole. Hanno anche un buchino che vi permette quindi di poterle mettere con un filo e poterle utilizzare volanti. Insomma, sono in legno naturale, quindi potete anche scatenare la vostra fantasia, dipingerle, fare quello che volete. A me sono piaciute tantissimo, io ho una bellissima idea e quindi voglio portarla avanti. Poi passiamo ai cinesi. No, aspettate un attimo, questo qua che cos'è? No, questo, ok, cinesi vicino a casa mia, si chiama Vogue Store, si trova a San Giovanni la Punta. È un negozio grandissimo che vende tutto per la casa, abbigliamento, scarpe e insomma soltanto le macchine, mi mancano fra poco. Ho preso questo da mettere dietro la porta, ed è bellissimo, se non mi sbaglio è costato circa 2 euro o 2,50 euro, insomma giù di lì. Come vedete la renna non manca mai, quindi niente, quest'anno tutto a tema renna, è molto molto bello, mi è piaciuto tantissimo. C'è questa campanella, c'erano tanti altri disegni e le campanelle cambiavano con il verde che piace tantissimo a me, però in questo caso volevo la renna, quindi va bene anche bianco, e c'era anche rosso se non mi sbaglio. Poi ho comprato anche dai cinesi, guardate un po' ragazzi, quest'altro mattarello. Questo mattarello gira, a differenza di quello di Tiger, e questo qua è costato 1,30 euro se non mi sbaglio, o 1,20 euro, contro 3 euro di quello là di Tiger. L'ho voluto comprare perché ho detto vado a cambiare quello là di Tiger, poi ho detto ma vabbè dai, alla fine per 3 euro ne ho due e magari uno di questi giorni faccio fare i biscotti ai bambini, quindi vabbè, o comunque uno lo utilizzo per decorarlo in un modo, uno in un altro, insomma. Comunque ora che so che dai cinesi ci sono questi mattarelli a 1,30 euro, penso che andrò a comprarli là. Il mio problema è che io non giro tanto per negozi, se volete proprio sapere tutta la verità. Io non sono una di quelle che gira per i negozi e sa dove trovare tutto, quindi sapete, molte volte chiedo anche consiglio, e quello che io sto facendo oggi per voi, per tutti quanti, far vedere dove compro le mie cose, è come quando io chiedo aiuti agli altri, e in questo caso sono io che sto aiutando. Se posso essere utile è sempre una cosa meravigliosa per me. Poi, sempre dai cinesi, ho preso questo colore rosso acrilico. Questo qua si chiama Crimson Red ed è un rosso scuro. Sapete che non ci vedo più da vicino e manco da lontano, e molto presto forse mi devo fare gli occhiali. Vabbè, colore acrilico per il mio fai da te, che vedrete più avanti nel canale. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere cosa ho comprato su Wish. Ragazzi, un copricuscino bellissimo in stile farmhouse, che è lo stile che piace tantissimo a me, e come vedete anche qui ho ripreso, non è proprio quella la fantasia, però sto cercando di riprendere questa fantasia in tutte le cose di quest'anno. Il mio albero di Natale non sarà così, ma sarà sempre quello bianco classico, perché ragazzi, abbiamo comprato queste palline e tutto quello che ci serviva per Natale in un anno. Abbiamo comprato veramente tutto ed è un peccato non utilizzarle, perché lo spreco non va bene in ogni caso, soprattutto in questo periodo. Quindi il mio albero di Natale sarà come quello dell'anno scorso, ma per molti di voi che ancora non mi conoscono sarà comunque una sorpresa, quindi va bene lo stesso. Poi Lidl, ragazzi, Lidl ha portato delle cose di Natale in questo periodo, e quindi io non potevo, scusatemi se faccio rumore, ma
non potevo non approfittarne. E che cosa ho comprato? Vi faccio vedere subito. Lo zerbino per il fuoriporta. Lo zerbino con questi gnometti che sono meravigliosi. Io adoro questi nasi patatosi. Quindi, ma perché c'è questo coso? Allora, aspettate. Ecco. Ah. Muoio per questi nasi patatosi. Sono bellissimi. Niente, non ci posso fare niente. Questo quindi è il mio fuoriporta che metterò nel periodo di Natale. È leggerino, ha la gomma di sotto, l'antiscivolo, ma è molto leggero. È un tappetino che presto si sporcherà e ovviamente non è proprio uno zerbino vero e proprio, ma è un tappeto stagionale, quindi va bene anche così, anche se è un po' scarsetto. Non mi ricordo sinceramente quanto costò ai tempi. Quanto costasti ai tempi? Qualche 4,50€, 5 euro più o meno. Sì, più o meno questo qua è il prezzo. Poi ho preso anche queste, come potevo farmi mancare queste piccole renne con i nasoni patatosi. Queste qua sono costate 99 centesimi e poi ho preso anche, ragazzi, voi dovete sapere che io ho una passione smisurata ed esagerata per i nastri, ho preso questi nastri natalizi che sono bellissimi. Questi ovviamente sono al contrario. E qua vedete che c'è nuovamente la ripresa, la stessa stoffa della tovaglia per la cucina. Nel frattempo è arrivato Ciccino che sta facendo rumore e mi fa i sorrisi ammiccanti. Comunque, questi sono i nastri natalizi che utilizzerò sia per impacchettare qualche regalo, non lo so, oppure per fare delle decorazioni natalizie, che vedrete sempre nel mio canale perché io vi voglio riempire quest'anno di video sul fai da te home decor. Quindi preparatevi, so che vi piace e quindi sono veramente felice di condividere questa cosa con voi. L'ultima cosa che ho acquistato ieri con Ciccino al... cos'è questo? Al Brico Center vicino casa mia, i cuscini in velluto. Ve li faccio vedere in questa fotografia adesso, che sono messi belli beati nel mio letto, sul mio letto. E termino con queste lettere in legno che ho preso al Brico vicino casa, insieme ad altre cose in legno che vedrete più avanti. Perché ho preso questa H, questa E, questa M? Perché voglio scrivere M, oppure voglio scrivere me, no scherzo, vedrete poi tutto nei prossimi video. Ok ragazzi, quindi questo era tutto il mio mega haul natalizio. Spero di avervi ispirati, spero di avervi dato delle nuove idee per decorare la vostra casa o per preparare delle cose insieme. In ogni caso vi sto lanciando questa idea. Qua ci sono queste lettere, se le volete acquistare le trovate nel Brico o su Amazon. Vi lascio giù il link del mio Amazon Shop dove metterò anche queste lettere in legno. Quindi vi chiedo di seguirmi nei prossimi video, perché alcune di queste cose le farò nei video e quindi sapete che potete cominciare a prepararvi queste cose per fare questi fai da te insieme a me. Ok ragazzi, adesso è tutto, io vi ringrazio per essere stati qui in questo mega haul natalizio e burdellaro, però ci vediamo nei prossimi video e mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanella per attivare tutte le notifiche dei nuovi video, lasciatemi un commento e lasciatemi un like a questo video. Alla prossima, ciao!